Quanto schifo! E bene ragazzi, qui è Tra Fracchi e Palo, siamo qui con un nuovo sneak peek riguardante le mura. Come possiamo vedere dalle immagini, infatti sono state aggiunte 25 mura al THDS, da 250 a 275, e quindi modificherà notevolmente l'impostazione delle basi, perché con 25 mura in più un THDS può modificare molto molto di più la sua disposizione. Quindi vedremo nuove disposizioni, sarà anche più difficile tristellare, o meglio bistellare, ecco, un TH10. Inoltre, come possiamo vedere dalle immagini, i muri da livello 11 sono cambiati da azzurri a arancioni. Play Clash of Clans, che è lo youtuber che porta questi video praticamente per primo e che parla di Clash, da cui prendo spunto appunto dalle clip, li ha definiti the ugliest war in the history of the videogames. In poche parole, i muri più brutti nella storia dei videogame. A me non sembrano neanche troppo male, li preferisco persino a quelli municipio, a quelli di prima, i muri livello 11 di prima, che erano blu, azzurri eccetera. Però dovete dirmi la vostra impressione. Tra l'altro, essendo gialli, sono in tinta anche col municipio livello 10, sono in tinta con le difese aeree, quindi già non capivo perché fossero azzurre quelli di prima, adesso li hanno messi gialli. Quindi a me non dispiace neanche troppo, anche se prima che arrivi ad avere i muri livello 11 passeranno i secoli. Inoltre, altra modifica che invece mi interessa molto è che il mastino funziona un po' come le mongolfiere quando è messo nel castello, ossia non attacca le truppe aeree, non funziona proprio come le mongolfiere, perché viene attirato, viene fatto uscire anche dalle truppe aeree, come potrebbe essere una mongolfiera, ma non le attacca. In poche parole, noi potremmo con una mongolfiera attirare il mastino e poi distruggerlo con le altre truppe. Se ci pensiamo però, negli attacchi aerei il mastino sarà pressoché inutile se utilizzato nel castello, perché andrà soltanto contro magari gli eroi quando li sganciamo. Dunque questo passo e questo update rivoluzionerà notevolmente l'utilizzo del mastino nel castello, che ne abbiamo visto l'abbiamo visto molto spesso ultimamente, ecco. Allora, fai tutto, spero che il video vi sia piaciuto, datemi la vostra opinione. Già anche questo passaggio mi interessa molto, soprattutto nella parte del mastino. Ditemi cosa ne pensate voi. Allora, fai tutto e alla prossima, bella.